Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Jan Stoker MVP oggi, è stato MVP anche nella finale scudetto contro Cuneo, evidentemente ti porta bene giocare contro questa squadra e porta bene all'Itas Diatec. Ma per me era molto importante vincere questa Supercoppa, questo MVP. C'era, secondo me, più c'era meglio, c'era Raffa e Birra, secondo me. Ma veramente io sento tanta soddisfazione a vincerlo proprio in questo palazzetto, perché per me c'è la prima esperienza a giocare a squadra titolare. Una partita che hai giocato appunto dove avevi già disputato una stagione non felicissima. Oggi avete ceduto qualcosa solo nel terzo set, ma perché Cuneo ha tirato al massimo il servizio. Sì, ma Cuneo c'era meglio in tutti i fondamentali in terzo set. Quindi c'era bellissimo tornarci su questo livello che abbiamo cominciato primo e secondo set. L'impressione è stata anche che Cuneo dipendesse un po' troppo da Vissotto, mentre voi avevate tutte le bocche di fuoco calde. Sì, ma mi sembrava la partita un po' strana, ma è importante che è finita bene per noi. Non avete avuto moltissimo tempo per prepararla, però si è rivista l'Itas, già vista a Modena, una squadra spietata. Ma io ho due gambe e pezzo di legno, perché sono veramente durissime. No, c'era programmato così, come ho detto anche dopo ogni partita, c'era programmato così, c'erano tante trasferte, tante partite, quindi alla fine è finita bene, eravamo concentrati proprio in questa manifestazione. Uno dei set chiave è stato il primo, avete ricevuto male col 36% di positive, però nonostante questo avete attaccato molto meglio di Cuneo, questi sono sintomi di una squadra di alto livello. Se non riceviamo almeno dobbiamo giocare meglio palla alta, palla staccata, quindi no, cioè, a Trento sono bravi i giocatori, c'è cioè Osmani con Matei che sono bravissimi. Due trofei già e siamo appena al primo di novembre, state ingolosendo ancora una volta i vostri tifosi. Speriamo che almeno metà squadra si riposa durante la pausa e io vado in nazionale, quindi spero che si riposo anche lì.